Sì, stavo per intervenire. Allora, colleghi, è in corso la discussione generale. Prego di osservare un contegno, un volume che consenta a tutti di parlare e di ascoltare. E naturalmente è possibile anche non presenziare la discussione, quindi di prendere posto, anche di evitare gli assembramenti davanti ai banchi del governo. Un attimo, senatrice, tanto conteggiamo anche. Senatore Castaldi, per favore, stiamo richiamando i colleghi a prendere posto e richiamo lei perché so che è un punto di riferimento per l'Aula, naturalmente. Prego, prego, senatrice Draghi. Sì, adesso. Allora, senatore, la Presidenza ha già richiamato più volte i banchi del Governo, siete sempre tutti presenti ugualmente, senza assolutamente mai, come dire, addivenire ai consigli e ai suggerimenti della Presidenza. Adesso, senatrice Drago, prenda la parola e la Presidenza penserà a come dirigere i lavori dell'Aula. Prego, senatrice Drago. Prego. Presidente, quando il governo Senatore Marcucci, la prego di lasciare libero i banchi del governo. Grazie. Sentono tutti al governo qua. Prego, senatrice Drago. I colleghi, sì. E forse potrebbe essere portatrice ai colleghi del suo gruppo di consentirle di svolgere l'intervento. Prego. I colleghi mi hanno consentito, anzi li ringrazio pubblicamente per l'intervento. Dunque, vorrei partire dalla considerazione di come l'opinione, di cosa l'opinione pubblica ritenga essere questo Green Pass, o meglio, quando viene rilasciato. Erroneamente viene utilizzato come sinonimo di vaccino, vaccino sì o vaccino no. In realtà le opzioni sono tre, quindi il ciclo vaccinale concluso. Essere stato positivo al Covid con una vaccinazione diciamo a completamento e la possibilità di essere sottoposto quindi a tampone, verificare appunto l'essere stato sottoposto al tampone. Allora, essendo un sistema il nostro democratico, così come viene concessa la vaccinazione gratis, lo stesso dovrebbe essere sicuramente concesso per chi diciamo anche per scelta decida di non sottoporsi al vaccino. In più, per quanto riguarda ad esempio il settore della scuola che questo decreto tratta, tra l'altro con una difficoltà anche di lettura, magari il DL 111 personalmente ho avuto modo di valutarlo in commissione bicamerale questioni regionali, abbiamo espresso il nostro parere e lì ho espresso anche diciamo, le resistenze, ma addirittura questo testo è integrato del DL 122, è stato integrato alla Camera, quindi apporta delle modifiche. E quindi precisando, diciamo, in considerazione alla premessa già fatta, quello che mi preme rilevare di assolutamente discutibile è l'imposizione non solo del Green Pass nel contesto scolastico, del Green Pass in generale, ma addirittura il limite dei 5 giorni che viene concesso ai docenti per mettersi in regola, quindi magari con la presentazione del Green Pass in seguito a essere stato sottoposto ad un test, appunto, un tampone di qualsiasi, diciamo, natura essa sia, ma la conseguenza che questo comporterà non solo per il lavoratore, quindi di sospensione dal lavoro, visto che nella versione adesso che è giunta a noi si pone questo limite anche dei 15 giorni oltre. Quindi come il termine di preavviso per addirittura la sostituzione del docente, ma non viene spiegato bene come in quei 5 giorni il dirigente scolastico debba che scelte debba mettere in campo, cioè il sostituto dovrà essere chiamato il primo, il secondo, il terzo, il quarto giorno e secondo quale contratto.
Ma la questione che ritengo più grave è il fatto che si sia ritenuto in questo modo, perché parliamo di una pubblicazione del 6 agosto, di aver potuto mettere in campo delle attività preventive rispetto alla diffusione del Covid nell'ambito scolastico. Cioè questo governo ha perso tempo nei mesi precedenti dedicandosi ad esempio alla riforma degli ITS, ma non si è minimamente impegnato a mettere in campo una procedura quindi di accesso al nuovo anno scolastico in sicurezza. Concludo, Presidente, con un passaggio sui trasporti. Vengono esonerati dall'utilizzo dei trasporti le strutture, i mezzi navali, ecco, per attraversamento dello stretto, e ho visto adesso integrato anche altro, un'altra zona d'Italia. Però con l'assurdo questo, in quanto quest'estate noi abbiamo avuto in Sicilia tutta Italia, abbiamo accolto con piacere, ma la Sicilia è stata la prima regione ad essere dichiarata in zona gialla, quindi i parametri che sono stati utilizzati per valutare la percentuale di contagio chiaramente sono assolutamente discutibili, perché raggruppiamo in un unico territorio tutta una mole di popolazione che non è assolutamente e solo siciliana. Grazie. Grazie, senatrice.